categoria molto vicina ai marinai è quella dei funai, che torcono le loro corde di canapa rinforzate da un'anima d'acciaio. Corde per i motopescherecci, sulla lingua di terra che si stende tra i due moli, tra barche e reti, o lungo la proda dei fossi alle porte della cittadina. È un lavoro duro, sempre all'aperto, esposti alle intemperie o al sole che brucia. Vota! Votaci! Vota! Vota! Votaci! Votaci è un'espressione dialettale che risuona ancora nelle orecchie delle persone più anziane. È l'esortazione incalzante del funaio nei confronti del ragazzo che doveva girare la ruota e permettere così la produzione di spaghi e quindi di corde. Votaci quindi sta per gira ragazzo. Durante la seconda metà del Settecento a San Benedetto questa attività inizia ad acquisire importanza propria, pur essendo strettamente legata al mondo peschereccio. È un'attività collaterale alla pesca che si perfezionerà nel corso dell'Ottocento e che fino a buona parte del Novecento produrrà risultati rilevanti in termini economici. Il ciclo della lavorazione iniziava con la canapa grezza in grossi capannoni dove veniva pettinata dai canapini per togliere le impurità e ogni altro residuo. Veri forzati del lavoro, i minatori del mare, come sono stati definiti, lavoravano in ambienti chiusi poco e mal areati. Soggetti a malattie della pelle e del sistema respiratorio, i canapini dovevano prima di tutto separare la parte migliore della canapa, cioè il fiore dalla stoppa, e preparare di conseguenza i mazzi per la filatura. Poi entravano in scena i funai, che in un continuo andare e venire lungo un sentiero confezionavano lo spago con le braccia semitese una avanti all'altra, con un pezzo di feltro bagnato in una mano e con l'altra intenta a distribuire la canapa che precedentemente era stata cinta attorno alla vita. Il sentiero era lungo poco più di 35 metri per quanto riguarda la produzione dello spago e fino a circa 250 metri invece per le funi, in una condizione di stanzialità che vedeva il funaio compiere in circa 7-8 anni l'equivalente del giro del mondo. Una grande ruota di legno veniva girata all'inizio del sentiero, soprattutto dai bambini in età scolare, mediante una manovella che metteva in movimento la girella. Con il trascorrere del tempo un motorino elettrico andò a sostituire l'accelerazione manuale data alla ruota, mentre la plastica e il nylon presero il posto della canapa. Ecco come con una ruota di bicicletta e una puleggia d'auto si è introdotta la meccanizzazione anche in questo campo. Un inventore locale ha perfino costruito un motorino elettrico che va rapidamente sostituendo i vecchi sistemi. Io lavoro dall'87, quindi sono ormai 34 anni che faccio il funaio. Più o meno il lavoro è rimasto quello di una volta. Prima si usavano solo fibre naturali e senza acciaio dentro, perché le barche erano quasi tutte a vela e quindi si usava la corda semplice di canapa. Sicuramente il mestiere del funaio non è un lavoro per tutti. Fare il funaio vuol dire sacrificio, lavoro, stai sotto le intemperie. Sono capitati poi ragazzi che sono venuti a lavorare, torno subito e non so più tornare, capito? Per la maggior parte ancora è rimasto un lavoro manuale, anche se siamo aiutati dalla forza motore. All'attività funara si affiancava la produzione di reti che venivano confezionate a domicilio dalle donne, che si rifacevano ad un sistema tramandato nel tempo e la cui conoscenza si acquisiva solo con la pratica.
patrono dei funai e dei canapini a San Benedetto del Tronto e San Biagio, già protettore dei cardatori e invocato per le malattie alla gola. San Biagio è la festa del funaio e in questa occasione vengono i bambini delle scuole medie a visitarci e noi gli raccontiamo come si lavorava prima e come lavoriamo oggi. I bambini sono contenti perché vedono un lavoro che non si vede tutti i giorni. La prima festa di San Biagio ci fu il 3 febbraio del 1911 in concomitanza con la sistemazione dell'altare omonimo presso la chiesa della Madonna della Marina. Riguardo alla visita delle scuole sono contento perché almeno abbiamo la possibilità di far vedere il lavoro come si svolge e fargli vedere che tutto sommato sta tradizione non deve andare per dura. Vota! Votaci! Vota! 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 Vota!